32. Prevalentemente la terra. Don Giuseppe inviato speciale. Don Giuseppe Gervasini è il prete Ratanà, 1867-1941. Domanda. Hai detto che è meglio stare dalla tua parte. Com'è il mondo in cui vivi? È creato dalla vostra immaginazione nel senso di come desidera ogni singola entità? Don Giuseppe, tu vuoi sapere cosa vedo io? Io non vedo niente, vedo tutto. Vale a dire che il mio stato vedo prevalentemente la terra, che ho molto amato, e per questo sono ancora vicino agli uomini. Vedo anche tutti gli spiriti intorno a me e vedo il loro lavoro. Posso intravedere le entità che sono già progredite, un poco più avanzate di me, e da loro posso avere consigli. Vedo tutto ciò che voglio vedere, ciò che mi serve e mi è utile vedere. Posso vedere l'universo quando ho bisogno di vederlo, o posso vedere anche soltanto il viso di una persona, quindi vedo tutto e vedo niente. C. È sufficiente il tuo desiderio per collegarti con una determinata situazione? Don Giuseppe. Certo, cara. Questa è una cosa che viene d'ordinario, quasi al di fuori della nostra volontà, talmente è l'abitudine. È come se tutto fosse normale. Io non ho bisogno di viaggiare, non ho bisogno di parlare né di vedere, poiché parlo e vedo e viaggio senza neppure dovermelo comandare. Questa è facoltà di tutti. L. Che sembianze avete nella vostra dimensione? Qual è il vostro aspetto? Don Giuseppe, nel mio mondo non ho sembianze, così come le avete voi ora. Siamo tutto e niente. Non abbiamo sembianze umane né di altro tipo, però possiamo riprendere queste sembianze, onde lo credessimo necessario per fare i viaggi o apparizioni o altro. Ma nel nostro mondo le sembianze non hanno forma. In pratica siamo tutto e niente, ma possiamo avere tutto ciò che serve per un'azione utile in ogni momento. Ecco dunque che in questo mondo io non sono né grande né grosso né ho la barba. È come se non esistessi. Ecco tutto. E se voi spiriti non avete volto, come fate a riconoscervi l'uno con l'altro? Per esempio, tu ci hai mandato Anna. Da cosa hai capito che era Anna? Don Giuseppe, ma quanto sei curiosa. Ci riconosciamo dalle orecchie, ride. Non avete neppure un nome? Don Giuseppe, no. Tra noi non esiste nome, non esiste volto, non esiste parola. Noi ci conosciamo, ma non per nome. Nel senso che siamo troppi e non ha senso riconoscerci per nome, al di là del fatto che possiamo certamente ricevere in questa nostra situazione diversa i parenti, gli amici, spiriti simpatici che provengono dall'esperienza fisica. Ma questa è una cosa passeggera, vale a dire che esiste l'incontro e poi più niente. Perché noi siamo separati e contemporaneamente uniti, siamo nulla e siamo tutto, siamo miliardi e miliardi spalla a spalla, ma le spalle non ci sono. Ciò nonostante siamo un'unica cosa, lavoriamo a gruppi molte volte, voi lo sapete, il nostro lavoro si svolge in modo assolutamente armonioso e perfetto. Non vi è bisogno di parlare, perché fra noi basta l'idea del pensiero per aver già capito. Se io voglio mandare un messaggio a un'entità che adesso non è in questa casa, posso farlo istantaneamente, con la volontà del pensiero, ed è già fatto, è già recepito. Questo è molto difficile da spiegare e soprattutto da capire. È tra le cose più difficili che l'uomo in vita fisica possa assimilare. È molto più facile riuscire a pensare allo spirito dei propri defunti in modo individuale. Ognuno di voi chiama la propria persona cara, la invoca e le chiede protezione.
è felice sapendo che il proprio caro defunto lo segue e lo protegge. In effetti, così può essere, e lo è in molte occasioni particolari. Ma guardate che non serve chiamare il defunto parente, il defunto amato. Basta che nel vostro animo vi sia il desiderio sincero di comunicazione con le entità, con tutte, con grande amore. Ed ecco che voi potete essere presi in considerazione anche da uno spirito che mai avete conosciuto in vita, perché i pensieri che gli uomini possono fare arrivare agli spiriti, ricordatevi sempre, sono pensieri d'amore. Più pensate con amore a loro, in senso globale e senza nomi, con amore vero, con amore totale, più avrete bene da loro tutti, indistintamente. Non esistono i parenti. Gli spiriti elevati, gli spiriti che veramente hanno acquisito conoscenza e che hanno la possibilità di seguire gli incarnati, sono spiriti desiderosi di bene e desiderosi di comunicare con ogni uomo buono che voglia sentirsi in qualche modo aiutato dall'aldilà. Bene, per questa sera vi lascio. A tutti voi, figlioli, pace e bene. Nota 5. Don Giuseppe inviato speciale. Il libro è pubblicato da I Libri del Casato, che pubblica anche la storica rivista Il Giornale dei Misteri.